Quinta di campionato, al della vittoria i padroni di casa quest'oggi in maglia nera affrontano i molisani del Vasto Girardi. Nei cremisi, assenti per infortunio Cicconetti e Salvatelli, mister Mattoni schiera la propria formazione con il consueto 4-3-3 e manda in campo ben 5 under dal primo minuto: Moro, Stefoni, Nagi, Mengani e Massarotti. Risponde in altrettanta maniera il mister ospite Tommaso Coletti, che in avanti schiera il terminale offensivo composto da Fiori, Bentos Vasquez e Hernandez Perez, e ugualmente schierati 5 under dal primo minuto di gioco. Si inizia con la deposizione di un mazzo di fiori sotto la gradinata dei tifosi cremisi in onore di Emanuele Mosca, prematuramente scomparso a seguito di un incidente stradale nella notte di venerdì, ed un minuto di raccoglimento in suo onore. Primi 20 minuti di studio in cui le due formazioni non si fanno assolutamente male. Per vedere la prima occasione importante bisogna arrivare proprio a tale minuto, quando un'indecisione del pacchetto arretrato locale, nella fattispecie tra il portiere Moro e Nagi, Bentos Vasquez prova il pallonetto che però finisce al lato. Al 25esimo i padroni di casa conquistano un calcio piazzato, si porta alla battuta l'ex di turno Mattia Alagia, pallone che però si spegne sul corpo di un difensore ospite. Al 30esimo si assiste ad una veloce manovra di contropiede molisana, Fiori prova un tiro cross che finisce sul fondo nonostante il buon posizionamento di Bentos Vasquez. Al 32esimo Fiori prova la conclusione, respinge Moro, recupera palla Bentos Vasquez, allungo per Hernandez Perez e palla che si spegne sulla traversa. Al 36esimo recupero palla dai padroni di casa, da poco fuori area, Alagia mira sull'angolino basso ma Petriccione para. Al 41esimo, a seguito di una rimessa laterale, Calemme cede a Hernandez, che ha tutto il tempo in area di rigore locale di liberarsi di un avversario, palla che però si spegne sul fondo per fortuna dei padroni di casa. Si chiude la prima frazione in parità, ma al quarto minuto del secondo tempo, al terzo tentativo, Hernandez Perez questa volta non fallisce. Stupenda giocata dalla tre quarti, si accentra, entra in aria, palla a giro che si insacca alle spalle del portiere del Tolentino. Stenta qualche minuto la squadra di casa a riprendersi, ma all'undicesimo minuto piove ancora sul bagnato. Panaro recupera palla nella propria area di rigore, sparacchia via il pallone in avanti tra Moro e Stefoni che non si intendono, e Bentos Vasquez è lesto ad anticipare il portiere cremisi e palla nel sacco per il 2-0. A questo punto la formazione di casa si scuote. Al 19esimo la prima seria occasione cremisi, Vitello stoppa di petto, tiro a giro ma Petriccione risponde in maniera magnifica. Al 30esimo lancio da destra verso sinistra, Alagia colpisce debole, para di nuovo il numero 1 molisano. È il preludio comunque alla rete che giunge qualche secondo più tardi. Ancora Lattanzi, questa volta da sinistra, vede Vitello che tocca il pallone di quel tanto che serve per far finire appunto la sfera in rete per la rete del Tolentino. Al 33esimo spinge ancora la formazione di casa, Tizzi finisce a terra in un contrasto appunto con il numero 3 della formazione ospite Panaro. Nonostante le proteste dei padroni di casa, l'arbitro propende per la concessione di un calcio d'angolo in favore appunto del Tolentino. Dalla bandierina batte lo stesso Tizzi, spiovente in aria, Gargiullo strattona a terra Nagi e l'arbitro stavolta propende per la concessione del rigore a favore dei padroni di casa. Dagli 11 metri si porta l'ex di turno Mattia Lagia, ma la conclusione non eccessivamente potente viene intercettata da Petriccione e il risultato che rimane sul 2-1 in favore degli ospiti. L'ultima opportunità per ristabilire la parità al 42esimo con Tizzi, sempre dalla destra serve il pallone che però nessuno degli avanti cremisi riesce a sfruttare a dovere. Si chiude quindi la gara che sancisce dopo 5 turni di campionato la prima sconfitta stagionale della formazione di Maurizio Mattoni.